Stare presso la croce di Gesù, perché possiamo anche noi condividere con te la gloria di Dio. Ti chiediamo di insegnarci ad essere forti quando si presenta la croce, a non schivarla o bypassarla, ma a caricarci di quella croce come il Figlio tuo chiede di fare giorno per giorno, e ad essere con quella croce il segno nel mondo dell'amore di Dio che in Cristo ci salva tutti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre dei dolori, forte sotto la croce, prega per noi. Dopo il momento dell'intronizzazione segue un momento commemorativo al ricordo
di quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. C'è una lapide che ricorda la venuta del Cristo morto di Procida in mezzo a noi, quindi abbiamo voluto con questo marmo immortalare quel momento per il quale noi ringraziamo tutti coloro che lo hanno permesso. C'è il priore della congrega della Pietà dei Burchini, voglio ringraziare il decano Don Cristian Sormonese, ringraziare quanti hanno veramente lavorato con tutte le forze affinché il Cristo venisse in mezzo a noi. Ringrazio l'amministrazione comunale nella persona di Davide Laezza, assessore al Cristo, e ringrazio l'amministrazione di allora e la persona del sindaco di Ancona. La persona del sindaco Francesco Del Deo per l'impegno che ha vissuto, che ha donato a questa comunità parrocchiale, e c'è il priore che voleva con i suoi confratelli cantare, prima dello sgolamento della lapide, cantare l'inno del Cristo morto. Grazie.
l'anno del Signore 2023, il 26 marzo, in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima Addolorata, la parrocchia di San Sebastiano Martire, sotto la guida del parroco Don Beato, il comitato dei festeggiamenti, il clero di Forio, le autorità civili e militari e il popolo di Dio festante accoglieva con grande venerazione e fede sul suolo della città turrita per la prima volta la preziosa e venerata statua del Cristo morto di Procida, opera di Carmine Lantriceni del 1728, custodita nella venerabile congrega dell'Immacolata Concezione dei Turchini.